Amici di tuttoandroid.net, in questo video unboxing di Sony Xperia Z1 Compact. Qualche settimana fa abbiamo già fatto un video anteprima che vi riporto qui. Oggi andiamo a vedere cosa c'è nella confezione ed a fare un primo avvio. Apriamo il coperchio e troviamo subito sul fronte lo smartphone, che mettiamo un secondo da parte. Abbiamo poi cavo micro USB, USB per la ricarica e il trasferimento file, classico. Caricatore da presa normale, con output da 1500 mAh. Abbiamo poi una manualistica varia, tra cui alcune istruzioni di primo avvio e informazioni per la garanzia. Questo poi è un dispositivo sample ed è esente dalle cuffie, tuttavia dovrebbero essere presenti nella confezione originale di vendita. Rimettiamo da parte la confezione e vediamo più da vicino lo smartphone. Smartphone che in tutto e per tutto si caratterizza per essere un Xperia Z1, ma è semplicemente più piccolo. Le caratteristiche tecniche infatti rimangono abbastanza invariate, ma vediamole subito. Nel mentre che lo vado ad accendere, parliamo di caratteristiche fisiche. Abbiamo il tasto accensione spegnimento standby sul fianco destro insieme al bilanciere di volume e al tasto per la fotocamera, oltre a un forellino per inserire un eventuale laccetto. Sulla parte inferiore abbiamo l'altoparlante, sul retro fotocamera da 20.7 megapixel con flash LED, sul fianco sinistro una serie di sportellini. Il primo in basso nasconde lo slot per la micro SIM, qua abbiamo il connettore per la dock classico. Il secondo sportellino racchiude lo slot per la micro SD, mentre il terzo ed ultimo sportellino racchiude la porta micro USB. Superiormente abbiamo poi il jack 3.5 per le cuffie, mentre sul fronte abbiamo un display da 4.3 pollici True HD IPS con fotocamera 2 megapixel, sensore di luminosità e prossimità. Le dimensioni: 127 mm di altezza, 65 di larghezza e 9 mm di spessore. Nel complesso un dispositivo molto compatto che si allinea perfettamente con tutta la gamma Xperia. Ovviamente anche questo è impermeabile e anche resistente ad urti e graffi. Sul lato software abbiamo Android 4.3 Jelly Bean. Andiamo subito a vederlo nelle impostazioni. Come vedete 4.3. Un software che abbiamo già visto velocemente appunto nel video anteprima e che si comportava abbastanza bene. Riguardo le caratteristiche tecniche interne, troviamo più o meno le stesse caratteristiche di Xperia Z1, e quindi un processore Snapdragon 800 alla frequenza di 2.3 GHz, 2 GB di memoria RAM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth e connettività varie. Dispositivo che è già preordinabile sul sito di Sony al prezzo di 499 € e che dovrebbe arrivare tipo nei prossimi giorni o comunque entro la fine di febbraio. Vi invito a farci eventuali domande all'interno dei commenti o qui su YouTube oppure nell'articolo di video unboxing sul sito, domande a cui risponderemo poi ovviamente nella recensione che andremo ad effettuare nei prossimi giorni. Solo per il momento per Xperia Z1 Compact è tutto. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.